Quando è nato e cosa è stato avvertito nel momento in cui si è voluto spingere sulla memoria di suo nonno? La memoria penso che sia molto importante perché, come mi ricordava mia madre qualche giorno fa, io stesso tra i miei coetanei, quando andavo al liceo, molti dei miei compagni di classe non avevano sentito parlare o avevano sentito parlare molto poco di mio nonno, e stiamo parlando, insomma, qua a Palermo. Quindi evidentemente anche con un distacco di meno di una generazione è molto importante continuare a rinnovare la memoria. Maggior ragione quest'anno che ricordano i 30 anni dall'omicidio di mio nonno. Di cosa manca ancora Palermo per avere quella consapevolezza, quella conoscenza che ti permette di ribellarti o di resistere? Io amo sempre invece parlare di un fatto positivo di questa città, cioè oggi hai la possibilità di scegliere. Oggi puoi denunciare insicurezza attraverso le associazioni anti-racket. Questa è una raccomandazione che faccio sempre. Non parlo mai assolutamente in solitudine, perché oggi appunto gli strumenti ci sono per farlo bene e in sicurezza. Lo Stato oggi ha gli strumenti anche per risarcire gli eventuali danni subiti dagli imprenditori, e tramite le associazioni anti-racket, che sia Dio Pizzo, che siano altre in qualsiasi altra città d'Italia, va assolutamente fatto seguiti da loro. E in questo si ottengono ottimi risultati. Non c'è bisogno appunto di fare quello che ha dovuto fare mio padre ai tempi. Mio padre appunto sperava col suo gesto pubblico che gli altri imprenditori si unissero alla sua denuncia. E invece, come sappiamo bene, non è stato così. Anzi, addirittura l'hanno deriso, gli hanno detto che aveva mania di protagonismo, che a loro non risultava che a Palermo si pagasse il pizzo, in una città dove allora il 90% degli imprenditori pagavano il pizzo. C'è la presenza di un foglio, lo vediamo alle sue spalle, anche malconcio. Perché? Io la chiamo la lapide di carta. Sicuramente in una lapide di marmo non potremmo mai scrivere quello che scriviamo ogni anno in questo manifesto. Quindi è un messaggio che rinnoviamo, anche quello. Nelle lapidi di marmo, purtroppo questa città è piena di lapidi di marmo, quasi ci siamo abituati, siamo assuefatti, passiamo davanti senza nemmeno notarle. Abbiamo visto che questo, tra l'altro, dà un po' fastidio, la trovano brutta. E a me questo fatto piace, così la notano, la leggono, a qualcuno dà tanto fastidio che la strappa, e ogni anno io la riscrivo e la riattacco in Via Alfieri.